Nell'estate del 2009 scoppia a Pavia, come in molte altre città italiane, il fenomeno Movida, purtroppo quasi sempre associato a notizie nefaste riguardanti l'abuso di alcol e droghe da parte dei giovani e adolescenti protagonisti delle notti in bianco. Il comune di Pavia, nella persona dell'assessore all'istruzione e politiche giovanili, dottor Rodolfo Faldini, si fa immediatamente promotore di una campagna di informazione e sensibilizzazione nelle scuole superiori della città contro l'abuso di alcol, attraverso la realizzazione del progetto Meno Alcol, Più Vita, che nel maggio 2012 vincerà il premio nazionale Oscar della Salute, promosso dalla Rete Nazionale Città Sane OMS. Organizzazione Mondiale della Sanità. Il progetto, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Casa del Giovane e l'Università di Pavia, Dipartimento di Psicologia, rappresenta l'inizio di una nuova modalità di approcciarsi da parte dell'ente pubblico non solo al problema dell'abuso di sostanze, ma anche a tutto ciò che ne consegue, allargando il problema alle dipendenze in genere, dall'alcol alla droga, da internet alle slot machine. Per fare questo, si sceglie la strada del confronto e della condivisione progettuale con tutte le forze in causa: giovani, esercenti, forze dell'ordine, insegnanti e famiglie. Nel 2009 esisteva sui Navigli a Milano una situazione dove molti giovani erano preda dell'alcol. In quei tempi, in quei mesi, la giunta Moratti ebbe la volontà di affrontare la situazione partendo da un presupposto che qui a Pavia invece è stato totalmente ribaltato. Se a Milano si parlava di repressione, si parlava di sanzioni, qui a Pavia invece abbiamo voluto fare cultura e abbiamo voluto fare prevenzione. Nasce così, nel giugno 2011, il tavolo permanente prevenzione dipendenze, che oggi raccoglie l'adesione di oltre 30 enti tra istituzioni pubbliche e private, scuole di ogni ordine e grado, organizzazioni del terzo settore, associazioni di categoria. Il tavolo si propone come rete educativa, le cui azioni intendono offrire un'occasione di incontro tra generazioni sul tema delle dipendenze, vissute dai giovani e non, e interpretate dagli adulti attraverso un sistema di domande alle quali tutti gli attori del tavolo concorrono a dare la loro risposta. L'obiettivo del tavolo è quello di affrontare il problema non dal punto di vista di chi amministra, ma con il coordinamento di chi amministra, affrontare il problema alle radici attraverso il protagonismo delle scuole e delle famiglie. Per la prima volta l'istituzione pubblica di Comune con tutti i suoi organi sono riusciti a tendere una mano verso le nostre scuole in modo molto molto personale. Abbiamo condotto dei lavori dal sorgere di questo tavolo permanente e i nostri ragazzi sia durante l'anno sia al momento dell'uscita dal mese di giugno lungo poi le strade del paese e della cittadina si rendono conto di appartenere sempre di più perché hanno partecipato direttamente, hanno partecipato ai tavoli, hanno visto la sottoscrizione da parte di parecchi protagonisti e noi come insegnanti, se tutto andrà bene, vorremmo riuscire a mantenere di nuovo nel prossimo anno, nei prossimi anni, questa collaborazione. Per questo motivo, le prime azioni realizzate dal tavolo si rivolgono direttamente ai giovani attraverso la conduzione di due ricerche. La prima, finalizzata a rilevare gli stili di vita degli adolescenti. La seconda, a conoscere l'utilizzo di internet e dei social network. I risultati delle due ricerche vengono presentati al pubblico nel giugno 2012 in occasione del convegno A che gioco giochiamo?, durante il quale Simone Feder, responsabile area giovani della cooperativa sociale Casa del Giovane, fa luce sui comportamenti a rischio negli adolescenti, con particolare attenzione al gioco d'azzardo. Leggendo i dati ci siamo accorti che anche il fenomeno delle dipendenze ci interpella e sta cambiando. Oggi è in auge la dipendenza d'azzardo, azzardo soprattutto anche rispetto al mondo giovanile. Oggi abbiamo giovani che continuano ad azzardare, soprattutto scommettono ovunque, scommettono all'interno delle ricevitorie della città
scommettono sempre. Pensate al fenomeno anche di tutto il mondo online, l'azzardo come si sta impiantando in questo mondo dove i giovani abitano, e tutto questo bisogna assolutamente intervenire per proteggere questi giovani. Il protagonismo giovanile viene rinforzato anche attraverso l'organizzazione di laboratori educativi per affrontare insieme ai ragazzi il tema delle dipendenze. Si utilizza questo stimolo per poi portare la discussione su che cos'è per i ragazzi la dipendenza e non solo, anche capire quali sono i precursori e quindi quali sono i fattori di protezione che proteggono i ragazzi dal possibile percorso delle dipendenze. Il 9 giugno sfila per le vie della città il corteo No Slot, al quale partecipano Sua Eminenza il Vescovo e il sindaco Alessandro Cattaneo. Fin dal primo anno di amministrazione abbiamo creduto nell'avvio del tavolo permanente per la prevenzione alle dipendenze. Un'iniziativa che abbiamo condiviso nel metodo e nel merito con tutte le realtà della città. Nel metodo perché innanzitutto si chiama permanente, non sono delle iniziative a spot, ma è un lavoro continuo. Nel metodo perché coinvolge una rete di realtà cittadine, di associazioni, di istituzioni, l'università, le scuole, il comune al centro come catalizzatore di questo impegno e di questo dialogo. E poi nel merito delle situazioni, perché oggi le dipendenze sono sempre più diffuse. A volte purtroppo se ne parla però meno del passato, a volte trasparenti quindi alla società, ma nel merito ne abbiamo affrontate a 360 gradi, dal tema dell'alcol, al tema delle droghe, al tema della dipendenza dal gioco d'azzardo, e sappiamo quanto noi sindaci siamo impegnati in questa battaglia. Io penso che un primo aspetto è quello di riuscire a suscitare un giudizio sociale, chiamiamolo così, negativo su questo tipo di comportamento. Ed è bello pensare che alcune classi della nostra città abbiano accettato di mettersi in gioco per comprendere meglio questo fenomeno e resistere ad esso. È bello pensare che c'è una tavola in città che ci consente di dialogare tra le varie istituzioni e tra le varie iniziative che ci sono a questo proposito. Un passo certamente importante è quello di riuscire attraverso i regolamenti, le leggi nazionali e cittadine a controllare molto di più di quello che attualmente riusciamo a fare questo tipo di comportamento. Nell'ottobre 2012 Paolo Crepè interviene al Teatro Fraschini con la conferenza Educare in tempo di crisi, davanti ad una platea di 800 persone, inaugurando il ciclo di incontri per giovani, insegnanti e genitori dal titolo I martedì dell'educazione. Questo ciclo di incontri si inserisce nel più ampio programma Educazione, che propone anche la rassegna Chuck si educa, ciclo di film sul tema dell'educazione e delle dipendenze. Fare della sala cinematografica una cassa di risonanza, per cui il tema del film ritorna centuplicato di più. L'appuntamento è quello con l'esperto di cinema che parla di linguaggio delle immagini, ma soprattutto con l'ottima professoressa Michela Fogliani che parlerà del tema psicologico di cui si parla nel film. Nell'anno scolastico 2013-2014 il programma Educazione si arricchisce di un'ulteriore proposta. SOS Genitori, un ciclo di incontri tra genitori e specialisti volto ad offrire risposte ed utili suggerimenti per la gestione di piccoli incidenti, primo e pronto soccorso, nutrizione, allergie ed altre problematiche legate alla salute e alla crescita dei figli.
il tavolo permanente prevenzione dipendenze si affida ancora al protagonismo giovanile con la festa dell'educazione, approdo naturale di tutte le attività educative svolte durante l'anno scolastico. Bambini e adolescenti diventano attori direttamente coinvolti in manifestazioni di teatro, scienza e musica. Devo dire, un entusiasmo che comunque è stato contagioso e che ha fatto sì, ha fatto in modo che il tavolo potesse produrre anche ulteriori proposte a seguito di questa positiva risposta da parte della cittadinanza.